Ben ritrovati ragazzi sul nostro canale per questo nuovo appuntamento di musica. Oggi partiamo da una mail che è arrivata a noi e quindi sostanzialmente questa mail di cosa trattava? Ci chiedeva appunto quale fosse la do migliore visto che di K-Qual al momento non v'è certezza. Non è vero che non c'è certezza, attenzione. Di K-Qual v'è certezza, al momento l'unico modo per accedervi è la membership di BandLab, quindi pagando una quota mensile o una quota annuale. Adesso poi dal sito, non so adesso bene, ed usufruendo anche di tutta una serie di servizi naturalmente che BandLab mette a disposizione, di cui francamente non mi sono interessato perché l'avevo già vista a suo tempo, ma il fatto di poter pubblicare la vostra musica attraverso i loro canali, quindi di distribuirla sulle varie piattaforme attraverso i loro canali, diciamo che quello che interessava me, musicista, particolarmente era appunto riavere Sonar che fosse competitivo con altre DAW. Sapevamo tutti che K-Qual BandLab non sarebbe durato in eterno. Pare che adesso una versione di BandLab comunque la lasciano, che è quella più scarna e più spoglia che potete trovare appunto nel sito BandLab. Ancora quella è scaricabile, si può scaricare, si può installare e si può utilizzare quella. Se avete necessità di un supporto per registrare, quella va benissimo, funziona, se non altro ancora è stabile. Certo, non promette performance chissà di che tipo, ma se dovete registrare voce, chitarra, un basso, è più che sufficiente. Se ci dovete mettere due reverberi, due delay, è più che sufficiente. Io francamente al momento su tutte le DAW dico, se siete semplicemente un musicista da DAW e registrazione casalinga, K-Qual secondo me va benissimo, Reaper secondo me va benissimo, perché? Perché sono comunque dei software spogli, non hanno nulla se non il loro plugin stock, ma di fatto quello è, non hanno nient'altro e quindi per una registrazione chitarra, voce, basso, insomma una registrazione casalinga, qualche VST, a parer mio vanno benissimo. Se avete bisogno invece di una DAW, avete magari necessità di avere plugin interni, plugin sviluppati internamente al sequencer e non volete circondarvi della qualunque di tutto quello che c'è in giro. Avete necessità di utilizzare il MIDI ad un certo livello. Se avete necessità di qualcosa di più di questo, vi torna utile spostarvi verso altri sequencer. Io vi posso consigliare questo. Al momento quello che ho trovato più congeniale, considerate che io utilizzo molti hardware esterni, molti controller esterni, a livello di software ne ho veramente tanti per emulare la qualunque, quindi ho necessità di qualcosa compatibile a 360 gradi. Sono sempre alla ricerca di nuove sonorità, per cui mi fa comodo che ci sia all'interno del pacchetto un software con tante librerie sviluppato per, cosa che aveva anche in K-Qual che poi si è perso. Io sono rimasto alla mia versione Sonar quando K-Qual diciamo ha chiuso e quindi è andato in bancarotta, quando era sotto Gibson avevo una moltitudine, perché K-Qual sviluppava quando ha sviluppato con Roland, poi sono rimasti tutti gli strumenti che Roland poi ha lasciato a Gibson. Con Gibson a parte qualche plugin non è uscito veramente granché, però c'è sicuramente qualcuno che ha seguito quella strada o perlomeno è andato in parallelo su quella strada e ha continuato ad offrire finché è cresciuto veramente tanto. Per cui il software che mi sento al momento di consigliare, se siete ghiotti di VST Instrument, se siete ghiotti di plugin per l'emulazione analogica, se siete particolarmente portati per quella che è la manipolazione MIDI, se avete controller e quindi gestite tutta una serie di controller, insomma vi circondate di controller per gestire tutta una serie di situazioni, beh al momento mi vengono in mente soltanto due software. Uno che è leggermente più piccolino, che è Studio One di Presonus. L'altro che è Cubase. Per cui se state cercando un software e siete circondati da tutto quello che ho precedentemente detto, ragazzi, al momento Cubase. Ci viene incontro poi anche un nuovo software che da poco è stato rilasciato, anche questo in versione beta, gratuito, che è Luna. Luna si sposa veramente bene, ad esempio il mio workflow adesso è diventato questo, sviluppo su Cubase, perché Cubase è tutto quello che è compatibile, Cubase lo vede e lo si riesce a gestire. Tutti quelli che sono i controller, Cubase li vede e li si riesce a gestire. Sono passato, compongo su Cubase per tutta una serie di motivi, anche per
tutta la sezione appunto di editor di Cubase, che è veramente completa. Con la sezione editor di Cubase, ragazzi, ho parcheggiato momentaneamente Melodyne. C'è anche tutta la parte poi di campionamento all'interno di Cubase. Devo dire che da quando l'ho lasciato, e grazie anche ad un utente che ha insistito particolarmente sul fatto che Cubase fosse poi cambiato negli anni, e per cui, ecco per cui da lì mi è nata la curiosità, se non altro, di provarlo. Galeotto fu anche il fatto che, usufruendo della politica di Project Lead, quando mi è arrivato il nuovo Project Lead, dentro c'era una versione demo di Cubase 13. Per averlo su tutte e due le macchine ho dovuto acquistare poi una licenza. Siete alla ricerca di un software completo? Ragazzi, lo so che io sto parlando di software completi, lo so che i software vanno bene tutti per fare musica. Partiamo da Cakewalk, quindi vorrei ben dire, va bene anche Cakewalk per portare a casa un demo casalingo. Vanno bene tutti. Reaper, in tanti mi avete consigliato Reaper. Reaper va bene, per carità, ma anche lui è scarno, è vuoto, ti devi circondare di tutta una serie di tool che a quel punto sto già su Cubase, cioè non mi serve chissà che cosa. Al momento il drag and drop, per aprire una parallela, non è il mio obiettivo, non è quello il mio focus. Ho necessità di un software completo a 360 gradi, che è quello di cui abbiamo parlato prima. Una sezione MIDI, una sezione controller, una sezione di editing. Detto questo, quindi, viene da sé. Qual è il consiglio? Io mi sono spostato verso un'altra DAW. Ho abbracciato Cubase, che rimane sempre nel canale, perché aspettiamo che BandLab faccia la loro uscita con Sonar. Speriamo all'altezza, perché diversamente rimane lì com'è. Abbiamo approfittato di Luna. Luna è un'ottima macchina per mix. Luna ha veramente una risposta in più rispetto agli altri, perché è un approccio, a parer mio, venendo io dall'analogico, è un approccio più analogico verso il mix. Però su Luna ci dovete arrivare, come si dice, già mangiati. Nel senso, l'editing dovete già averlo fatto da un'altra parte, perché al momento, almeno che non dobbiate tagliare e unire due clip, se già dovete fare delle intonazioni piuttosto che dovete fare robe particolari, sessioni particolari di MIDI, ecco, già incontrate i primi limiti su Luna. Luna è più una piattaforma da collego la mia band, ci registro, multitraccia. Plugin dell'Universal Audio, ragazzi, sono sicuramente una garanzia. Le emulazioni vintage, raga, di cosa stiamo parlando? Io vi ho detto la mia. Io mi sono spostato su Cubase per quanto riguarda la realizzazione del progetto grezzo crudo, l'editing, che dopodiché le tracce vengono trasformate in mixdown, in stem, e gli stem vengono importati su Luna. Mi trovo veramente bene, anche se con Luna ancora sto cercando di capire determinate cose che con Cubase mi sono ritrovato subito a mio agio, perché venivo da Cakewalk, che è già abituato con Cakewalk a fare, per così dire, quegli aggiustamenti. Ora, io vorrei farvi sentire un esperimento. Una traccia realizzata con Cakewalk un po' di tempo fa, ho preso il mixdown, li ho riversati su Cubase e ho provato a fare il mix su Cubase. Tenete presente che Cubase non ce l'ho da tantissimo. Io vi faccio sentire che differenza c'è tra una traccia fatta su Cakewalk un po' di tempo fa e la stessa traccia fatta su Cubase. E quindi vi faccio sentire dove sono riuscito a spingermi un attimino di più con Cubase, soprattutto aiutandomi tanto con l'editing, aiutandomi tanto con quelle che sono le funzioni per quanto riguarda i VST, i controller e le emulazioni analogiche. Ho utilizzato sempre VST di terze parti, perché comunque la mia filosofia è Universal Audio e Waves, mi circondo di quelli. Io direi, a questo punto andiamo a sentire e facciamo un raffronto, tiriamo poi le somme. E siamo quindi nel nostro progetto. Vi faccio vedere in breve di che cosa si tratta. Un progetto, diciamo che questo è una cover di un ritornello molto conosciuto che probabilmente riconoscerete appena farò partire alcuni secondi della fine del ritornello. Logicamente non ve lo posso far sentire, perché altrimenti YouTube la banna immediatamente. Progetto composto da una sessantina di tracce, neppure, perché se andiamo a togliere poi le tracce, cioè se andiamo proprio a quagliare le tracce, quindi un lavoro che stiamo facendo ultimamente è anche leggermente andare a scremare le tracce. Vi faccio sentire quello che abbiamo tirato su con Cubase,
quello che abbiamo tirato su con Cakewalk, con una registrazione fatta un po' di tempo fa con Cakewalk, e poi vi dico quali sono fondamentalmente, sostanzialmente le differenze. Partiamo con Cubase. Come avete avuto modo di sentire, la differenza c'è. In una registrazione la traccia rimaneva decisamente più dispersiva, ok? Era una traccia era disomogenea e soprattutto era molto sfocata. Non si riuscivano a percepire esattamente gli strumenti. Nonostante comunque, se ve la faccio ascoltare per 4-5 secondi, anzi, partiamo adesso con un nuovo ascolto con la traccia iniziale, quella fatta su Cakewalk, probabilmente vi sembrerà familiare, vi sembrerà strana quando switcherò su Cubase. Quella su Cubase invece è molto più definita, è molto più dettagliata come traccia. Si riescono a sentire perfettamente tutti i suoni ed è molto più spinta in avanti, nonostante sia stato utilizzato quasi lo stesso workflow, voglio dire. Ho cercato di mantenere quello che era il workflow originale fatto su Cakewalk. Se partiamo prima da Cakewalk. Come potete sentire, la differenza c'è. E se utilizzate lo stesso workflow, nonostante la matematica dicano che sia quella, ci sono degli accorgimenti che alcune DAW vi permettono di fare ed altre no. Quindi è vero che se utilizzate più o meno la stessa materia, nel senso che utilizzate quelle tracce, utilizzate quei plugin, in teoria dovrebbe uscire molto simile, se non identico, ma è anche vero che se vi affidate invece alle specialità che ha ogni singola DAW per poter scolpire determinati suoni, beh, allora lì le DAW fanno effettivamente la differenza. Bene ragazzi, come avete sentito, non ho nessun problema a mettermi in discussione anch'io, ci mancherebbe. Il mettersi in gioco fa parte poi del nostro essere musicisti. Spero. Non, con questo tutorial non vi voglio portare verso Cubase, è giusto per farvi sentire quali possono essere le differenze di una DAW rispetto ad un'altra. Poi, sempre liberi di, ci mancherebbe, la Steinberg non mi paga, Cubase l'ho pagato, quindi come ho pagato tutto quello che c'è qua dentro. È semplicemente un... Ragazzi, io ho ottenuto questo risultato. Se voi non siete soddisfatti, perché in tanti mi scrivete che non siete soddisfatti dei vostri... dei lavori che fate ultimamente e quindi siete sempre alla ricerca del plugin che vi serve il mix. Purtroppo non è il plugin che vi serve il mix, è tutto il percorso che fate, è i tool che trovate all'interno e quindi la facilità con cui vi muovete attraverso il percorso che poi vi portano un mix completamente finito. Un'altra cosa che vi vorrei far notare, ma che vedremo la prossima volta eventualmente, è che mentre su Cubase, come avete notato, esco a livelli belli alti, su Luna questo non succede, perché Luna spara subito, quindi mi viene da portare giù i livelli. Quindi quando arrivo alla sezione delle somme, che poi affronteremo su Luna, ma appena apre la nuova stagione, quando arrivo alle somme, i V-meter delle somme sono tutti bassi, quindi di fatto alle somme non ci sto arrivando, non sto colorando nulla. Ve lo farò vedere quando metterò i vostri mix a confronto, li metterò a confronto direttamente nel progetto di Luna e vi farò vedere. E giustamente a mix non lo tocco più, rimane così, ho capito quali sono state le criticità in quel mix, per cui non lo tocco, è troppo comodo poi, per così dire, cambiare in corsa e poi farvi vedere una cosa completa. No, vi voglio far vedere che
anche saltando da una DO all'altra, si possono incontrare delle problematiche e se vi può aiutare questa cosa, vi dico quali sono state le mie e eventualmente anche voi poi potete aggiustare il tiro. Anche perché l'uno è gratuito, ragazzi. Vale la pena scaricarlo. Provatela. Provatela. Vi do appuntamento al prossimo tutorial, ragazzi, e come dico sempre, buona musica!